Amici miei, è arrivato il momento di provare veramente questo bestione Thrustmaster TSXV con corona open wheel in questo momento e pedaliera TLCM. Me lo state chiedendo da un po' di giorni, da quando l'avete intravisto nel video della NitroKart, questa postazione che purtroppo per motivi diciamo tecnici del piazzarla in postazione diciamo regia, postazione diretta, non riesco a farla vedere, però la sto usando e quindi adesso cerchiamo di fare un qualcosa di diverso, un po' improvvisato e parlarvi soprattutto delle mie prime vere sensazioni di questo nuovo volante che è immenso, ragazzi. Partiamo con Assetto Corsa, il gioco clou della simulazione, quello più eterogeneo che ti può dare possibilità di provare diverse auto e ha un force feedback già molto importante con Logitech. Non a caso ho detto Logitech perché faremo quasi sempre dei confronti con quello che è stato il mio volante precedente, ma in realtà è un volante che non sparisce. Adesso ne ho due, li userò un po' alternati. Poi vedremo anche come, quanto e perché. E partirò a giocare con l'auto che mi ha dato per la prima volta l'emozione vera su un simulatore, su Logitech G920. Mi aveva stregato questa cosa del trasmettermi il force feedback. È stata la Ferrari 458 GT2 su Assetto Corsa 1. In questo momento vado a provare il volante col 60% di forza più gli altri parametri di dettaglio che in realtà lascio uguale a Logitech. Ok, già per uscire dai box lo sento tosto. La Ferrari, cioè questa macchina qua è bellissima. Porca miseria se tira. Mezza curva già tira. Porca troia! Ce l'ha la forza il ragazzone. Siamo al 60%. Diamo un po' la frenata. Allora, in questo momento sulla TLCM c'ho sulle molle quelle grigie che sono abbastanza molli, devo dire. Anzi, se non fosse per i pedaloni tanto belli, probabilmente preferirei il freno del Logitech che ho su adesso, con la mod True Brake. Quello, ragazzi, è veramente una bomba. Mamma mia, il force feedback è spettacolare, ragazzi. Ma anche l'auto, ovviamente. Ma tirerà il doppio, è vero che il Logitech non si... Mamma mia, che bello quando perde la trazione. Stupendo. Anche qua adesso bloccato, si è alleggerito di colpo. Ma lo faceva anche Logitech, ma diverso. E poi, ecco, questa cosa del non avere gli ingranaggi la senti subito. Si sente una forza da cinghia, quello sì. Il rettilineo finalmente hai una forza minima soddisfacente. Mamma mia. Allora, non ti spezza le mani, però io penso che questa forza qua la sentivo forse al 100% della forza con Logitech. Sul dritto sento dei leggeri colpettini che ti toglie quell'effetto di zona morta. Mamma mia, le curve strette e strepitose. E rouge a cannone. Ma oh, il cordolo che bello! Ah. C'è un sacco di dettagli in più, ragazzi. Il bloccaggio strepitoso. Sapete anche cosa? Allora, il discorso dell'alleggerire nelle sottosterzate, nella ruvidosità nel cordolo, cioè non è che Logitech non le fa, ma questo c'è un tempo di risposta che è immediato. È tutto comandato dalla console, ma lo sento proprio tempestivo, in tempo reale, che reagisce. Ragazzi, sto cercando di trasmettervi con le parole quello che non è possibile trasmettere né a voce né a vista. Il force feedback è una cosa che senti nelle mani, nel tatto. E credetemi, vi sto dicendo la verità, ha un dettaglio incredibile. A 2,40 in quinta, mamma che fatica. Bello! Proviamo a mettere il 100% di forza, vediamo cosa è in grado di fare. Tosta! Ma sembra bloccato! Datemi un servo sterzo! È un macigno! Vabbè, così è ingiocabile, non penso neanche che sia giusto, insomma. Io ritornerei sui 60, andava bene, anche meno, forse anche 55. Allora, sul freno io indurirei indubbiamente un po' di più il pedale.
anche se ripeto che sempre che non mi piacciono i pedali troppo duri, però lo indurerei un pelino, proverei magari una delle due molle rosse e vedere com'è. A proposito di Ferrari, io andrei a provare la bestia, la vera bestia di questo gioco. Eccola qua, F2004, Le Rouge. Porca troia. Ci voglio le cinture qua, ragazzi. Ma cos'è? Ma grippo. Ma cosa? No, impossibile, non la tieni. Trasmette un bordello di roba in più rispetto alla 458. No, beh, Logitech, spostati proprio. Mamma, cosa tira. Comunque, io ho provato il Fanatec DD, ragazzi, ma non ha molto da invidiare. Sono stregato. Devo abbassare a 40 con questa. Oh, non riesco a tenerlo con una mano. Volete innamorarvi del sim racing? Usate questa macchina. C'è sempre stata questa diceria, questa finta sentenza che su assetto corsa competizione il force feedback è giustamente molle perché le GT3 trasmettono di meno, insomma, hanno meno resistenza alla forza G e quindi è giusto che il volante sia un po' più deboluccio. Però io questo l'ho sempre saputo solo con Logitech. Non resta che andare subito su assetto corsa competizione col bestione e vedere a parità di force feedback, che era il 97% su Logitech, se più o meno siamo lì coi valori. Ho già grossi dubbi. Questi sono i parametri che io uso per il Logitech, quindi 97% di forza, poi forza minima 9 e il resto lo vedete anche voi. Dal 97% metto un 65% per cominciare, il resto dei parametri uguale, tranne la rotazione dello sterzo che metto 1080 perché ACC su console si adatta da solo, quindi bisogna impostare i gradi del proprio volante e questo non è più 900 ma 1080. Andiamo a vedere come va. Green light, go! Andiamo subito alle combo, come si comporta, una curva che io amo. Dai! Non c'entra una fava con Logitech. E siamo a 65 così? Ma dai, non ci posso credere. E allora perché cacchio non lo fanno andare Logitech, mi chiedo? Cioè, ce l'ha la potenza Logitech, non è che è proprio morto. Sì, è chiaro che scendere da una Formula 1 oppure diciamo qualsiasi auto di assetto corsa 1 e arrivare qua è diverso, però mamma mia tira, ragazzi. Potrei dire che già così a 65% tira il doppio del massimo del Logitech. Nel dritto, come dicevo prima, sento proprio che sta lì fermo. Sì, diciamo che la pedaliera non mi entusiasma per ora, perché così è troppo molle, troppo lineare. Ci vuole un po' di diversità tra inizio e fine, secondo me. Vediamo Le Rouge un po' cattiva, se ce la faccio, se non mi ammazzo. Boh. Orca! Ok, non ce l'ho fatta. È stato un ottimo test, intanto lasciamo per farvi vedere cosa succede. Quindi Kunos ci prende per il culo. Il Logitech può dare di più, ma non lo fanno andare. È castrato quel volante, può dare di più. Il gioco può dare di più. Il gioco dà di più, con periferiche decisamente migliori. Ma direi che adesso abbiamo anche un altro giocattolino da provare, la Corona F1, che probabilmente sì, ci sta di più su un gioco di formula, ma la proverò su ACC. Al momento ho i pedal delle cambiate fatte col bilanciere, quindi posso salire con questo, ma al contrario posso scendere, cioè come se attivassi l'altro. A me sta cosa non entusiasma ancora, devo abituarmici, ma intanto montiamola. Vitina magica, mordente, molto tecnologica. Ma per favore, la vite, dai. Ma di sicuro un sistema molto più rapido di altri. Ok, tolta la open wheel e via di F1. Vitina. Tac. È diversa da impugnare. Più stretta come manopole, diciamo. E queste sono gommate. Le altre sono più spugnose. Molti tasti, un casino da capire, molto difficile questa. Questa cosa del bilanciere non ne sono ancora convinto, ragazzi, non lo so. Forse è più una cosa che potrebbe dare dei vantaggi su Formula 1, magari nelle curve molto strette, dove serve fare uno short shift. Tu però mi hai rotto le palle con questa Mercedes gialla.
cioè forza, qualità, reattività, bellezza e silenziosità. A parte la ventola, che quella un po' si sente. Comunque, siccome io sono un bastardello, andiamo a provarla al 100%. Andiamo. No, non può essere così tanto. Vi prego, date vita ai Logitech, perché possono fare molto di più. Perché fate questa limitazione? È ingiusto. Guardate che figata l'Horus così. Dai, mi fa arrabbiare. Ho fatto un anno a giocare così. Oh, bello anche la perdita del posteriore. Si avverte sta cosa adesso. Senti qua che roba. Va in clipping, quindi adesso bisognerebbe anche valutarla con la telemetria, cosa che magari su Logitech si fa un po' meno caso. Io l'abbasserei magari sul 70, toh? 75. Ragazzi, è tempo di tirare le somme, mi spiace. Ho provato il mio nuovo Thrustmaster TSXV, volante per Xbox e per PC. Lo vedete anche da voi che è un bel bestione, anzi togliamo le cuffie che stonano. Pedaliera TLCM e due corone, la Open Wheel e la F1. Un cambiamento incredibile rispetto a prima. Ho cercato di darvi così un'impressione un po' anche disordinata di quelle che erano le mie sensazioni durante la guida, e spero che questo vi abbia dato un po' l'idea anche sul fatto di orientarvi magari su un volante come questo a cinghia rispetto magari a un direct drive, solo perché il direct drive sembra per forza il meglio. Ricordatevi che nel mondo console il direct drive è molto sprecato. Questo lo dicono gli esperti, non riesce a trasmettere quel tanto che potrebbe dare con un PC, e quindi una scelta di questo tipo, che comunque è costosa, perché tutto il kit un millino te lo spendi, poi puoi trovarlo anche usato, ma è la scelta giusta ed è una bestia incredibile, ragazzi. Cioè, assetto corsa competizione, non è quella cacchetta che c'hai con Logitech. Se proprio ti ci metti, dici va bene, me lo faccio andare bene, è giusto così. Non è giusto così. Potete avere un'esperienza decisamente migliore. Se poi vogliamo parlare di pedaliera, io non sento questa grande qualità per come è adesso la TLCM rispetto alla mia ultramoddata pedaliera Logitech, che ha quel freno che è veramente bello, con quella mod detta True Brake. Migliorerò sicuramente la configurazione con le molle più dure, e poi magari sento anche 3D Wrap per i gommini, perché dicono che comunque migliori tanto anche la fase finale. Vedrete meglio questo bestione sicuramente in altre prove, magari un po' più specifiche. Vedremo anche altri tipi di giochi, come i giochi di rally, come Formula 1, ragazzi. Adesso vediamo ancora quanto utilizzare questa Nitro Kart in modalità televisiva, in modalità YouTube, perché poi io posso comunque usarla fatti miei, ma io lo so che volete vedere il succo, e quindi troverò un modo per far qualcosa di buono. Non la metto in questo momento lì al posto dell'FK perché i miei ripiani sono più alti, non potrei spostare ogni volta le cose. Ma le novità non sono finite, quindi qualche altra soluzione ce l'ho in mente e non resta che aspettare altri contenuti per saperne di più. Fatemi tutte le domande che volete. Saluti da Mapo, a presto, ciao. Comunque è dopato sto coso, che bestia. It sound right, boy.